La nuova squadra di hockey ghiaccio della Valpellice si è finalmente presentata. Domenica 10 settembre è scesa sul ghiaccio di Pinarolo, dato che quello di Torrepellice non è ancora disponibile e si spera che lo possa essere per mercoledì 27, quando inizierà il campionato di Serie C. L'attesa nuova compagine valligiana, una cooperativa sportiva nata dalla spaccatura con l'HC Valpellice, è iscritta al campionato di Serie C e ha fatto la sua comparsa ufficiale in un amichevole contro il Como, formazione che milita in B. La gara ha visto sorridere gli oltre 600 tifosi biancorossi della Valpigol, vittoriosa per 4-0 ai danni dei Lombardi. Il confronto è stato aperto dalla presentazione della nuova società, con le formazioni giovanili e con la prima squadra, che comprende molti ex tesserati HC Valpe. Come non citare i veterani biancorossi Silva, Pozzi, Canale, insieme a molti altri beniamini valligiani cresciuti nelle giovanili: Bertin, Michelin Salomon, Duran Varese, Armand Pilon. Per la cronaca, le prime reti della storia della Valpigol sono state di Migliotti, Penn, Bertin e Gardiol. E il neo goalie Armand Pilon ha fatto shootout non subendo reti. Il commento è molto positivo, perché direi che c'è stata un'ottima risposta di pubblico. Poi la squadra in campo, che ovviamente scontava una sola settimana di allenamento, si è espressa direi in modo molto ordinato, per cui diciamo grandissima soddisfazione per comandante, se posso dire anche un po' per l'aria e il clima di festa che c'era. Intanto l'obiettivo quest'anno è sicuramente quello di avere la possibilità di salire nel campionato di B. Come è noto, avevamo rivolto un'istanza alla federazione per verificare se poteva essere possibile, come in passato, un'iscrizione direttamente al campionato di Serie B. La federazione ha adottato un regolamento che non prevede più questa possibilità. Onoreremo il campionato di Serie C nel modo migliore possibile. Ieri era proprio l'esatta dimensione, tanta esperienza, tanto gruppo e direi i giovani che hanno fatto, devo dire, una gran bella figura, sono andati in rete tutti quanti, quindi il 4-0 porta le firme, come potrebbe dire qualcuno, dei bocce impestai. Certo è strano vedere una squadra della Valpellice giocare sul ghiaccio di Pinarolo, e si spera che adesso, con l'imminente nuova gestione del palaghiaccio di Torrepellice a carico del comune, si riprenda a far vivere appieno la passione dell'hockey ghiaccio in Valpellice.